4 novembre, giornata dell'unità nazionale delle forze armate. 100 anni sono trascorsi dall'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Conflitto che il 4 novembre del 1918 si concludeva vittoriosamente sul fronte italiano, rendendo finalmente consapevoli gli italiani che esisteva l'Italia unita, pronta a rialzarsi e a crescere. Gottolengo, mercoledì 4 novembre scorso, ha commemorato questa data con una santa messa, con un corteo e la sosta al monumento ai caduti di tutte le guerre. Presenti le autorità, i cittadini e gli alunni delle scuole. Autorità civili, religiose, militari, cittadini di Gottolengo, insegnanti e cari ragazzi dell'Istituto Comprensivi Gottolengo, siamo qui in questa speciale mattinata novembrina per celebrare la giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che quest'anno, 2015, commemorare la ricorrenza della partecipazione dell'Italia alla prima grande guerra mondiale. Abbiamo deciso, data l'importanza di questo anniversario, di condividerlo con voi scolari proprio nel giorno di calendario coincidente, anche se feriale, per favorire la partecipazione e evidenziare l'importanza formativa e culturale di questa manifestazione. A tal proposito, proprio in considerazione della vostra presenza, mi si conceda una reminiscenza storica con un sintetico focus di inquadramento propedeutico appunto alla comprensione dei fatti storici e illuminante per il divenire del nostro tempo. La scintilla della guerra scoccò il 28 giugno 1914 a Sarajevo, l'attuale capitale bosniaca, teatro dell'attentato di matrice estremistica in cui persero la vita il Granduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico. Il corteo si è poi avviato al Teatro Zanardelli per assistere alla proiezione di un documento spettacolo relativo alla Grande Guerra. Buongiorno bambini, allora tra poco partirà appunto questo spettacolo che ha uno scopo importante di ricordare un avvenimento che è fondamentale per la nostra storia e appunto avremo oggi la possibilità di vedere questo spettacolo che è fatto da professionisti che sono qui oggi per raccontarci appunto delle storie che inizialmente da un punto di vista di impostazione potranno ricordare forse una lezione di storia, vedremo degli elementi come proprio una cartina geografica e così via, ma poi pian piano inizieremo a scoprire storie sempre più personali che inizieranno a toccarci da un punto di vista personale e emotivo. O Grande Guerra, è il conflitto iniziato il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, causata dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, avvenuto il 28 giugno del 1914. La guerra si concluse l'11 novembre del 1918 con la firma dell'armistizio tra Germania ed alleati. Il conflitto ha visto contrapporsi due blocchi di potenze. Gli imperi centrali, Germania, Austria, Ungheria, Impero Ottomano e Bulgaria, che hanno poi perso la guerra contro le potenze alleate, Francia, Gran Bretagna, Impero Russo e Italia. Al conflitto hanno preso parte più di 70 milioni di militari in tutto il mondo. Le vittime della guerra sono state almeno 9 milioni tra i soldati e 10 milioni tra i civili. Il conflitto in breve tempo
è diventato il più grande della storia mondiale. La guerra ha portato la fine dei principali imperi che esistevano nel mondo in quel periodo: l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano e l'impero russo. E la geografia europea ne è uscita completamente rivoluzionata.